got tissue that I wish you saw. So I kept Mr. No Way. Ja, finde ich schon. Weil Gräs ist eigentlich total klein. Ja. Ist eine ganz kleine Gemeinde, oder? Ja. Und wenn da wirklich im Tag, wie sie, wie man hat gesehen hat, 2.000-3.000 Leute kommen, nachher ist eigentlich Gräs überfüllt, oder? Siamo a Gries, in Austria. È il primo centro abitato che si trova uscendo dall'Italia, proprio lungo la rotta dei migranti diretti al cuore dell'Austria e verso la Germania. Anche questo è il Brennero, e questo è il confine che l'Austria vuole segnare. Ja, weil sie in Austria kommen, sollen sie ja machen. Wir haben zuerst viel doch. Ihre Flüchtlinge vorbeifahren. Ja, aber... I controlli austriaci dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. Se e quando arriverà la recinzione ancora non si sa. Ich bin generell gegen Grenzkontrollen, aber gegen einen Zaun mitten in Europa. Aber wenn die Flüchtlingsströme dann über den Brenner führen, dann ist es natürlich auch so, dass es dann Maßnahmen geben muss. Kleine Österreich mit 8 Millionen Einwohnern wird die ganze Problematik alleine nicht lösen können. Qui su questo territorio, su questa regione, rischiamo che nasca la Lampedusa del Nord. Vorranno andare verso il Nord Europa, arriveranno qui al Brennero, si fermeranno e qui dovremo gestire una situazione di emergenza. Dall'altro lato del confine, qui in Italia, cresce la paura che il tetto agli ingressi austriaco provochi un ingorgo al Brennero. L'associazione che gestisce e accoglie i profughi è sul chi va là. Non si esclude niente, neanche la creazione di una tendopoli in questa che è la piazza del mercato. 80 persone al giorno significa che ci sarà la corsa ai primi 80? E l'81esimo cosa succederà? Non lo sappiamo. Non è un confine qualsiasi, ha un'importanza storica, molto simbolica per l'Europa. In allerta sono anche le categorie economiche. Il turismo locale sarebbe il primo a risentirne. Austriaci, specialmente se vedono tutta questa gente, non vengono più, perché me l'hanno già detto. Se devono venire da Innsbruck a venire a bere un cappuccino, un caffè, non vengono più. Per gli autotrasportatori, invece, più controlli significa perdere tempo e quindi soldi.